Io penso di presiedere il consiglio regionale più responsabile della storia della regione Abruzzo. Ieri abbiamo approvato una manovra finanziaria molto difficile perché partiva da un dato di fatto oggettivo, meno 60 milioni di entrate e trasferimenti. Malgrado questo, anche con il contributo dell'opposizione e con lo sforzo di tutti gli ambiti della maggioranza, una maggioranza molto compatta, tutta presente al voto, siamo riusciti a non lasciare indietro niente e nessuno e a preparare l'Abruzzo alla ripartenza post pandemia. Ovviamente nel momento in cui il governo ridarà all'Abruzzo le cifre che l'Abruzzo ha giustamente anticipato per le spese sanitarie, per le spese di protezione civile, di sanificazione e di ristoro a tutte le categorie protette, sarà una manovra modificata, più coraggiosa, con maggiori fondi per le imprese e con un inizio di abbattimento della pressione fiscale.